Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Photo Discovery. Prima di parlare del fotografo di oggi, vi invito ad iscrivervi al canale per farlo crescere e per condividere le tematiche che trattiamo. Per iscriversi basta cliccare sul tasto iscriviti in basso al video e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. Vi siete iscritti? Molto bene, allora possiamo cominciare a parlare del fotografo di oggi, Marcello Geppetti. Marcello Geppetti nasce a Rieti nel 1933 e ci lascia a Roma nel 1988. È stato fra i principali fotografi italiani del Novecento. È il fotografo più sottovalutato della storia. Lo definisce così David Schoner, editore di American Photo nel 1977, durante una mostra alla Robert Miller Gallery di New York. Ma perché questa considerazione, malgrado alcuni articoli sul New York Times e su Newsweek che lo paragonavano ad Henri Cartier-Bresson o a Ouija, lo scopriremo nel corso della puntata. Ora però occupiamoci un po' della biografia del fotografo. Marcello Geppetti fece i suoi primi passi professionali con l'agenzia Giuliani e Rocca, per poi passare successivamente alla Meldonesi Canestrelli Bozzar, una tra le più importanti agenzie degli anni 50 e 60. È quello il periodo in cui risalgono alcune sue foto, che trasmettono senza dubbio angoscia e disperazione, di alcune donne che si lanciano nel vuoto, mentre l'Hotel Ambasciatori a Roma in via Veneto è in fiamme. Furono foto di una tale forza da fare il giro del mondo. Ispirò anche Federico Fellini a creare la figura del paparazzo durante il film La Dolce Vita del 1960. Quando l'attività da dipendente gli va stretta, Marcello Geppetti comincia ad operare come fotografo freelance, collaborando strettamente per 10 anni consecutivi con Momento Sera, uno tra i più importanti quotidiani dell'epoca. Negli anni della Dolce Vita ha scattato fotografie che senza dubbio hanno fatto epoca, fra le quali il primo nudo di Brigitte Bardot, il bacio galeotto fra Liz Taylor e Richard Burton. Ma la sua attività continuò incessante attraverso la contestazione studentesca e negli anni di piombo. Marcello Geppetti non perde il gusto per la ricerca, scattando fotografie di costume ed episodi di vita comune. Le sue fotografie sono stampate su Time Magazine, Life, Vogue, Donna Karan ed esposte in varie gallerie fra Roma, Milano, New York, Londra, Lisbona, San Paolo, San Francisco e Saint-Tropez. Nel 2010, per i 50 anni della Dolce Vita, 120 fra le sue immagini più suggestive sono state esposte al Museo del Cinema di Torino. Quindi perché David Schoner lo definì il fotografo più sottovalutato della storia? Perché nonostante l'indiscusso successo durante la sua attività, l'archivio di oltre un milione di fotografie di Marcello Geppetti è rimasto in gran parte inesplorato e valorizzato solo per una minima parte del suo potenziale artistico e culturale, tanto da spingere gli eredi nel 2010 ad un nuovo percorso di archiviazione sistematica. Fra le sue foto più celebri troviamo Anita Erberg lancia frecce contro i fotografi 1961, bacio fra Liz Taylor e Richard Burton 1962. Brigitte Bardot prende il sole nella sua villa sull'Appia 1962 e John Lennon nel 1965. L'ultimo scatto di Marcello Geppetti risale al 27 febbraio del 1998. Aveva scattato ed archiviato più di un milione di foto. Allora, anche questa puntata di Photo Discovery finisce qui. Conoscevate questo fotografo italiano? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividete ed iscrivetevi al canale. Per iscriversi basta cliccare sul tasto iscriviti in basso al video e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità di Photo Discovery ed anche del mio spazio vlog, con recensioni, unboxing, tutorial e prodotti fotografici anche vintage. Grazie per aver visto questo video. Ciao e alla prossima puntata di